Si è connesso qualcuno. Allora, oggi il tema, come emerge dal titolo, il tema di cui ho il piacere di parlarne, riguarda un po' l'imperfezione, ossia, se per caso mi si vuole dare un feedback e vorrei sapere se si senta bene, perché io non so se al momento il microfono di queste cuffie è funzionale alla live. Perché non lo so. Allora, quello di cui oggi ho piacere di parlare, discutere un po', mamma mia, a proposito di perfezione, se io dovessi badare alla perfezione o all'idea immaginaria che ho di perfezione, non farei mai partire una live, no? Mamma mia, forse è meglio che spenga. Mamma mia, sembra un mostro. Allora, se avessi in mente appunto questo concetto di perfezione, stavo dicendo, non farei mai partire una live perché non mi sento abbastanza perfetta, non ho gli strumenti necessari per fare una trasmissione. Non ho gli strumenti, non ho nulla, neanche uno sfondo carino. Sono messa qua in un angolino della mia casettina. E se dovessi badare appunto all'idea di perfezione che ho in mente io, o come vorrei che fosse la mia trasmissione, non inizierei mai. È da questo punto che parte la mia riflessione sull'idea di perfezionismo, cioè l'idea di perfezionismo come può essere paralizzante. Ho avuto tempo fa l'idea, lo spunto per queste riflessioni cominciò un paio di anni fa quando lessi L'elogio all'imperfezione, che è un'autobiografia di Rita Levi-Montalcini, un libro molto 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 interessante, a tratti difficile e incomprensibile, perché quando comincia a parlare di robe strane sulle sue ricerche io non capivo niente, però tolto tutto la parte scientifica, il percorso di vita di Rita Levi-Montalcini e la sua filosofia sono alla base di questo concetto che voglio esprimere e che grazie a lei ho maturato. Allora, l'idea del perfezionismo può essere paralizzante. Paralizzante in che senso? Io voglio intraprendere un progetto di ricerca, un progetto, voglio fare qualcosa, costruire la gabbietta del mio cagnolino, vuoi fare qualcosa e ovviamente ti immagini di doverla fare bene, anzi, benissimo, addirittura la vuoi perfetta. Ti cominci a organizzarti in una maniera precisa, come per esempio, io voglio fare una live su Twitch. Comincio a pensare, mi serve computer, mi serve la telecamera, mi serve un microfono, mi serve il programma, mi serve questo, quest'altro, lo sfondo, i follower, babà, mi serve tutto! Mi serve tutto, mi serve tutto, mi serve tutto. Oddio, voglio fare una trasmissione perfetta, bellissima, con le grafiche, con l'audio perfetto, con la visualizzazione perfetta, voglio un pubblico perfetto, voglio tutto perfetto. È irrealizzabile al momento per me. Basta, allora non faccio la live. Non faccio la live. Chiudo tutto e non faccio la live. No, no, è impossibile. No, no, no. Allora non faccio partire nessuna live. È paralizzante questa idea di perfezionismo.
nel caso specifico, mi devo accontentare in questo momento di avere delle strumentazioni che sono quel che sono, che non rappresentano per niente il mio ideale, ma queste mie prime live sono degli esperimenti. Infatti non avviso nessuno, non dico a nessuno quello che sto facendo, perché sono delle sperimentazioni, no? Siccome al momento non ritengo di essere in grado di raggiungere quel piano perfetto, perfetto di una live dei più degna dei più grandi autori, streamer che abbiamo, che conosciamo, mi sono dovuta accontentare. Accontentare perché al momento non riuscivo ad avere la strumentazione adatta, ma non perché per chissà quale motivo. Sono confusa, sono immersa in un grande mare di incertezza, non so da dove partire a fare queste cose, non conosco nessuno al momento che mi possa aiutare. Che faccio? Ci rinuncio perché non ho ancora il canale bello e perfetto come vorrei io? No, non ci rinuncio. Accetto l'imperfezione, accetto ancora di non avere la strumentazione adatta, di non sapere ancora utilizzare bene i programmi necessari per la registrazione, per lo streaming, ma non voglio rinunciare. Perché ho qualcosa da dire e quindi ho fatto pace con me stessa, ho accettato che non posso essere perfetta e di mettermi in gioco. E questo è accettare l'imperfezione, ok? Perché se no questo progetto non prende mai, non vede mai la luce. Io ho qualcosa da dire e vorrei un canale bellissimo, super bello, tutto mega galattico, come tanti del resto. Però chi è che lo fa? Chi è che ci riesce? Chi si rimbocca le maniche e comincia a lavorare. Però se io aspetto che una congiunzione astrale mi porti tutti gli strumenti necessari, le conoscenze per avviare il programma dei miei sogni, allora non parte più. Quindi l'idea di perfezionismo che ho io è, cioè l'idea, no, perdonatemi, l'idea che voglio trasmettere oggi qual è? Vorrei con voi fare una riflessione su come realizzare un piano senza farsi paralizzare dall'idea di perfezionismo. Perché all'inizio, quando si ha un progetto, per esempio, i classici, no? Buoni propositi, si sta per avvicinare la fine dell'anno, preparatevi che non solo i social media e i media, i giornali e tutto quanto, ma anche tu stesso comincerai a dirti, ah, dall'inizio dell'anno. E ti programmi mentalmente ti dai dei buoni propositi di perfezione. Non lo so, studierò bene tutti i giorni, andrò in palestra tutti i giorni, seguirò un piano alimentare perfetto, però stai rimandando questa decisione al 1 gennaio, quando decisione potevi anche prenderla adesso, che è oggi il aspetta, che giorno è oggi? Boh, 18 novembre, boh. No, però oggi posso dire farai schifo, nel senso che mangerai male, non studierai bene, non ti allenerai, però dal 1 gennaio sarà tutto perfetto, farai tutto perfetto. Questa idea non è paralizzante. Hai mai cominciato dal 1 gennaio ad applicare rigorosamente tutti i buoni propositi precisi e perfetti? Quindi non dall'1 gennaio, che vabbè, l'1 gennaio si festeggia, si fa baldoia, il 2 no, vabbè, il 2 ancora ti devi riprendere il giorno prima, il 3 dai, però ancora aspettiamo la Befana, il 4, il 5.
metà gennaio, febbraio. Ciao. Rimandato. Allora, anziché programmare un piano perfetto, comincia a generare un piano discreto, come sto facendo io, spero che sia discreto e non pessimo. E comincia a fare il primo passo, consapevole che non puoi fin dall'inizio avere qualcosa di perfetto. Allora, fai pace con te stesso. Vabbè, queste cose io dico tu, ma io diciamo quello che ho fatto io. Perché è brutto, a me non piace, cioè, nel senso, non voglio essere paternalista e non voglio fare quella che devi far così. Diciamo, ribaltiamo il discorso. Che cosa mi sono detta io? Fai pace con te stessa. Tanto la perfezione non esiste. Non fa parte. Sto leggendo i miei appunti, perché cosa ho scritto? La perfezione non esiste. La perfezione non fa parte di questo mondo. Nulla è perfetto perché lo devi essere tu. Esatto. Perché ragazzi, cioè, se io dovessi pensare alla mia mente. Vorrei essere anche più carina, presentabile, i capelli più belli, metto una luce migliore, toccami meglio, ma non posso essere perfetta, cioè è ovvio, no? Poi per carità, io ho preferito dedicarmi l'oretta precedente a questa live a prepararmi un discorso che ho veramente scritto io. Ecco, qua sono i miei appunti, guardate che belli. No, c'è una pagina di mezzo, ma non riesco a girarla. Che cavolo, ho scritto tanto, guarda che bello. Ecco, guarda, questa è tutta la pappardella che devo dire. Ecco, ho preferito con umiltà prepararmi uno scritto, un discorso, fare degli appunti, delle riflessioni, che stare a toccarmi, ma sono una ragazza. Io mi sto vedendo la faccia, cioè me la vedo, dico vabbè, ogni secondo che la vedo, vedi che cerco la luce perfetta, ma la luce perfetta non esiste, al momento non sono capace, mi butto e vado. Allora devo fare pace con me stessa, la perfezione non esiste. Quindi ho preferito dedicare l'oretta che ha preceduto questa live a costruire un contenuto, non so se sarà degno di essere ascoltato, ma è stata una riflessione che tra l'altro vedo, mamma che fastidio il riflesso, niente, non si leva, mamma mia, ma non, da dove viene? Ah, è la luce di là, mamma, aspetta, mi dà un fastidio, niente, continuo a vederlo, mi acceca. No? A proposito, mi dà fastidio, però vabbè, forse così non mi dà fastidio, ma non posso stare così per niente. Andiamo avanti. Allora, devo fare pace con me stessa e accettare che la perfezione non fa parte di questo mondo e che l'imperfezione non è sinonimo di fallimento, cioè io non sono perfetta, ma non sono una fallita, sono semplicemente un essere umano, no? E devo accettare che il mio progetto proceda per ostacoli ed errori, perché è nella natura delle cose, giusto? Io mi impegno a lavorare bene, mi impegno a progettare, a creare, per esempio, per oggi uno script, ma devo accettare che il mio percorso, il mio progetto, come questa live, proceda per intoppi, ostacoli, come il riflesso della luce che mi dà fastidio, cioè io vedo dal mio schermo la luce e mi acceca e mi dà fastidio. E non so perché gli altri giorni non mi dà fastidio, forse perché non la consideravo. Adesso la sto considerando e mi sta dando fastidio. Cosa faccio? Interrompo la live? No, vado avanti e domani cercherò di ovviare a questo problema che non avevo considerato.
Certo non interrompo la live per questa cosa, mi impegno, accetto che non ho gli strumenti, tutto quanto è, ma vado avanti. Quindi, secondo punto, no? La vita è una corsa ad ostacoli, nulla è perfetto. Quindi io come ho intitolato la mia live? Elogio all'imperfezione, perché il nostro vivere è una continua correzione all'imperfezione e è proprio dall'imperfezione che nasce il movimento, il margine di miglioramento. E mentre riflettevo, ho pensato che la perfezione, ricordandomi sia dell'elogio all'imperfezione scritto da Rita Levi Montalcini e ricordandomi del motore immobile aristotelico, la perfezione è segno di immobilità, perché se una cosa è perfetta, non ha bisogno di essere cambiata. Ciao! Ecco chi mi stava ascoltando. Allora, stavo dicendo che la perfezione è segno di... Vedi, adesso mi emoziono. Mi emoziono. Stavo dicendo che la perfezione è segno di immobilità, ossia una cosa perfetta non ha bisogno di essere cambiata. È come quando Aristotele ha definito Dio è il motore immobile, cioè il motore immobile vuol dire che ogni cosa ha la sua causa, no? Quindi se tu procedi, questo è stato creato da questo è stato generato da questo è stato generato da questo, in tutto questo processo si va all'origine primaria e deve essere qualcosa che non può essere corrotto, che non può essere cambiato, che è il motore immobile, che è la concezione, secondo Aristotele, della causa prima. Però la causa prima genera, è perfetta, ma non si muove, perché essendo perfetto non ha bisogno di essere cambiato. Io mi stavo chiedendo che se dato che sei perfetto, motore immobile, Dio, no? Perché hai bisogno di creare, generare, sia pur perfetto come sei, il movimento, cioè il motore immobile cambia, genera senza muoversi. Ma se sei perfetto, secondo me non avresti neanche bisogno di generare, muoverti o creare casualità, causalità, cause, non caso, casualità. Vabbè, ma questo poi non lo so se qualcuno esperto di filosofia mi vuole aiutare in questo ragionamento a capire dove sto sbagliando, io accetto. Comunque, secondo me la perfezione, è immobile, ossia, se qualcosa è perfetto, non deve essere cambiato e quindi è segno di mobilità, immobilità. Ma noi esseri umani non siamo nati per essere immobili, non ce la facciamo. Quindi Aristotele aveva scritto, ho preso nota prima, mi sono andata a cercare la definizione di motore immobile presa da Wikipedia, ma penso, cioè, però la citazione è di Aristotele, perché bisogna citare sempre le fonti. Esiste una sostanza eterna ed immobile. Noi non siamo eterni, noi non siamo immobili. Le sostanze, infatti, hanno priorità rispetto a tutti gli altri modi di essere e se fossero tutte corruttibili, allora sarebbe corruttibile tutto quanto esiste. E grazie, è tutto corruttibile tutto quello che esiste, nel senso che tutto quello che vediamo, quello che viviamo, è soggetto a cambiamento, non sta fermo. Chi sta fermo? Solo il Dio motore immobile perfetto. Per cui anche Aristotele c'era arrivato a definire appunto il cambiamento, noi esseri umani, come soggetti al divenire, qualcosa che è corruttibile e che è soggetto a cambiare. Quindi quello che volevo dire oggi è che noi, essendo uomini, siamo soggetti al cambiamento perché non siamo Dio e se vogliamo sentire proprio
la versione di Nietzsche, Nietzsche ci racconta, ci ha detto che Dio è morto. E se Dio è morto, nessuno è perfetto. Ci dobbiamo, non esiste nessun modello di perfezione a cui ispirare, ma poi entriamo in altre definizioni di oltre uomo, l'uomo che supera se stesso, che poi. Mamma mia, che bello, eh? Che bei momenti vi regalo, appunto. Però si muove non avendo a disposizione degli strumenti geniali, il supporto non è stabile, quindi si muove. Per questo io non volevo farvi muovere, ma si muove. Ok, stavo dicendo. Dio è causa prima, secondo Aristotele, è immobile, perfetto, genera tutto, tutto ciò che genera è corruttibile perché facciamo parte di questo mondo. E quindi, ritornando al concetto, dalla perfezione non nasce movimento, perché se io sono perfetto, sono immobile. Perché dal momento in cui io mi muovo vuol dire che c'è dell'imperfezione da aggiustare. Quindi, vediamo cosa ho scritto. Ma Dio è morto, ho scritto, come dice Nietzsche, quindi non siamo perfetti e per fortuna possiamo muoverci e cambiare. Anzi, addirittura Nietzsche diceva possiamo andare all'oltre uomo. Per chi si fosse connesso solo adesso, interessa sapere cosa ho detto prima, faccio un breve riassunto. Anzi, lo faccio subito così ricapitoliamo. Il titolo della live di oggi è una mia riflessione, umile riflessione all'elogio all'imperfezione. Per questa riflessione mia era già nata parecchio tempo fa quando lessi l'elogio all'imperfezione del romanzo autobiografico di Rita Levi-Montalcini. Fino adesso dove siamo arrivati a una summa che è proprio dall'imperfezione che nasce il movimento, perché se tu sei perfetto, la perfezione è completa a se stessa, non può essere corrotta la perfezione, non può cambiare perché è perfetta così. E quindi la perfezione è segno di immobilità. È dall'imperfezione che nasce il movimento. Quindi, ricollegandomi alla voglia di creare progetti, noi esseri umani, dobbiamo accettare all'inizio di un progetto che questo progetto è imperfetto, come imperfettissima è la mia live. Io per iniziare a fare le live pretendevo maggiori strumentazioni, maggiori conoscenze per quanto riguarda lo streaming, dei programmi, delle strumentazioni, eccetera. Non è questo il mio ideale al momento di trasmettere live, ma ho accettato questo limite proprio per cominciare questo progetto, perché se dovevo aspettare la perfezione, mia mentale, il mio progetto immaginario, non iniziavo. Ovvio, dall'imperfezione nasce il movimento per raggiungere la perfezione, ma la perfezione, in quanto esseri umani e corruttibili, non può essere mai raggiunta e questo non deve generare frustrazione, perché il primo passo è accettare questo come un dato di fatto, cioè la perfezione non esiste, quindi non la devi pretendere né da te, né dagli altri, né dalla vita. E questo senso di frustrazione che abbiamo continuamente di non accettare l'imperfezione ci genera stress. Per esempio, quante persone conoscete che hanno una guida molto stressata, molto nervosa? Io non sono una dei quali. Sono molto tranquilla nella guida perché io so già che mi metto in macchina
incontrerò casi umani. Forse sono io il caso umano ambulante, non lo so, però io quando mi metto alla guida non ho la pretesa che ho le strade libere, sgombere, abitando in una cittadina lombarda con 100.000 abitanti, non posso pretendere avere tutte le strade libere, perfette, sgombere. Quindi ho una guida prudente perché so che incontrerò ostacoli. Invece ci sono persone molto nervose che hanno una guida piena di imprecazioni, di urla. Lo sapete, appena non scatti al semaforo ti strombazzano dietro, appena boh, fai qualcosa è subito che ti urlano addosso. Boh, perché la gente ha la guida nervosa? Se tu accetti già, cioè lo sai che ti metti in strada e incontri casi umani, lo sai che incontri quello che ti fa da tappo, che cammina troppo piano, quello che ti taglia la strada, cioè. Non è giusto che la gente guidi male, ma purtroppo è così. E forse a volte anche tu stai guidando male e non te ne rendi conto, perché oh, ma sono sempre gli altri che guidano male. Allora cos'è? Non posso avere la strada perfetta. Non posso pretendere di prendere la mia macchinina, andare a Milano e trovare Milano sgomberato senza traffico a quest'ora. Il traffico c'è a Milano ed è inutile che imprechi. O per esempio, altro caso, tutte le volte che vai in posta, mamma mia, è sempre che c'è la persona che ti borbotta di fianco, che picchetta il piede nervosamente, che ha le braccia conserte, che sbuffa e che dice che cavolo. Allora, purtroppo, non dico che la posta non possa migliorare, purtroppo, cosa possiamo fare noi se non sollecitare i capi delle poste a organizzarle meglio? Ma dai, un pochino sono migliorate, che la gente si lamenta lo stesso perché entri e non vuoi aspettare. Però in realtà ci sono degli strumenti, scaricatevi l'app e vi create il vostro appuntamento ed entrate, tocca subito a voi, ma non ci arrivate con la testa e non lo fate. O magari non c'è questo servizio disponibile in tutte le, come si dice, le poste, ma il problema qual è? Che c'è quello che borbotta perché vuole la posta perfetta. Al supermercato c'è quello che borbotta perché. Allora, io non dico che non dobbiamo credere in un mondo migliore, però ci sono delle dinamiche che non possiamo controllare durante la giornata, è questo che voglio dire. Non esiste la giornata perfetta, priva di ostacoli, priva di inciampamenti, no? Per cui fa parte proprio del nostro essere vivi in questo mondo ed accettare l'imperfezione, sia subita, quella un po' passiva, sia attiva, proattiva, cioè quello che riguarda noi stessi. Quindi il concetto di imperfezione riguarda sia la realtà in cui viviamo, ma sia il nostro atteggiamento verso la realtà. Altra mia riflessione. L'imperfezione fa parte del nostro essere, ok? Nel nostro essere in quanto uomini che vivono in questo pianeta. E vi ricordate, no? E il Pantarei è tutto in divenire, tutto scorrere. Io non ho la stessa faccia. Le mie cellule continuano a moltiplicarsi, a perdere pelle, pezzi di pelle, insomma, niente è perfetto, tutto è in divenire, tutto è in corruzione, come diceva Aristotele, tutto è in movimento, ma perché è nella nostra essenza essere in movimento. Gli atomi sono in movimento, siamo sulla Terra, anche se, vabbè, io non riesco a stare ferma, forse gesticolo troppo, ma non riesco a stare immobile. Il mio cuore batterà, il mio sangue scorre, i miei occhi hanno dei movimenti involontari, sbatterò gli occhi, ma volendo anche stare immobile, manco da morto posso stare immobile perché sono su questo pianeta e su questo pianeta ci sono tanti movimenti. La Terra gira su se stessa, la Terra gira intorno al Sole, la Terra ha altri movimenti, non mi ricordo quali. Ci sono i vari movimenti della Terra.
Ma messo che la terra sta ferma, la terra trema, la terra scuote, cioè non ci sono delle vibrazioni, ok? Non sta ferma, non possiamo stare fermi. Non esiste l'immobilità in quanto siamo vivi su questo pianeta e quindi è un continuo processo verso l'ideale di perfezione. Quindi elogia l'imperfezione. Perché dobbiamo accettare di essere imperfetti per comunque avere un ideale di perfezione a cui raggiungere. Quindi non è che io mi devo arrendere al momento al fatto che voglio avere un progetto perfetto, allora non riesco ad averlo, non inizio. Io lo inizio il mio progetto, lo porto avanti. Ovvio che appunto per la concezione del divenire, che è proprio attraverso il cambiamento, il divenire, devo comunque cercare di raggiungere questo grado di perfezione. Però non lo posso mai raggiungere e questo non deve essere fonte di frustrazione, è una cosa bellissima. Elogio l'imperfezione, secondo me, è la cosa più bella che ci potesse capitare, una delle quali, perché innanzitutto significa libero arbitrio, libertà di movimento, abbiamo assoluta libertà di movimento imperfetto. Per raggiungere la perfezione, ma proprio quando la stiamo per raggiungere, non la raggiungiamo mai, perché noi dobbiamo sempre andare avanti. Se no, ripeto, cioè siamo morti, siamo vivi perché siamo imperfetti. Il morto è perfetto, se non si muove, è immobile. E quindi è proprio essere il nostro essere vivi e continuare a muoversi lentamente verso questo obiettivo. Che non possiamo mai raggiungere, però ci illudiamo di aver raggiunto la perfezione, ci possiamo comunque illudere. Attenzione, illuditi per 5 minuti, festeggia, ma poi sappi che non sei perfetto, non te la prenderà male, vivila bene perché significa che hai ancora tanta strada da fare e che niente è finito ed è bello. No? Mi viene sempre in mente Nietzsche, niente è finito, c'è comunque un eterno ritorno. Questo momento lo vivrai altre migliaia di volte, quindi niente è concluso. E quindi, secondo me, l'essere imperfetto è un segno del cambiamento, del movimento, spostarsi da A a B. Per cercare sempre un equilibrio che viene rotto e non lo cerchiamo ancora, cercando, puntando appunto alla perfezione. E secondo me questo è uno dei segni della nostra libertà, perché secondo me essere perfetti, essere Dio, deve essere alquanto noioso. Perché io non riesco a concepire uno stato di completa perfezione e beatitudine, perché anche noi se siamo felici e beati non riusciamo a goderci questo momento per più di 5 minuti, perché siamo talmente imperfetti da non riuscire a concepire la perfezione. Quindi l'imperfezione è un dono perché è avere un obiettivo, un significato della vita. La nostra vita è il nostro essere, ognuno dà il proprio senso alla propria vita, però uno dei quali che secondo me è appunto rincorrere questa perfezione e vivere nell'imperfezione, nell'incertezza, che è proprio il senso della vita. Questo senso della vita che probabilmente un vero significato forse non lo raggiungeremo mai, questo significato perfetto, completo, non è detto che lo raggiungeremo mai, ma è stato bello,
stato affascinante tutto il percorso che abbiamo fatto per arrivare fin qui, per scoprire questa nostra verità. Perché se ragazzi, ma se avessimo già tutte le risposte e siamo completi, ma che ci stiamo a fare qua? Ma che vita noiosa! Noi non siamo nati per questo. Quindi, stavo pensando un'altra cosa, no? Non siamo nati per questo. Adesso, la mia riflessione è, ma se non abbiamo mai visto la perfezione, perché abbiamo in mente il concetto di perfezione? La perfezione, secondo me, è un'illusione. È un'illusione. Ed è interessante come abbiamo concepito il concetto di perfezione quando poi in realtà nulla di quanto noi abbiamo esperito nella nostra vita è perfetto. Anche se le cose ci sembrano perfette. Quindi nella nostra mente abbiamo un ideale di perfezione, benché non l'abbiamo mai provata. È un'illusione, è una costruzione che abbiamo. Sono gli scherzi del nostro cervello. Perché anche se vediamo un cerchio e ci sembra perfetto, è impossibile che sia perfetto, è impossibile ricreare un cerchio uguale. È impossibile questo. E perché noi abbiamo l'idea di perfezione. Abbiamo l'idea di perfezione perché è una meta, un obiettivo di movimento. Ed è bello sapere comunque che noi siamo imperfetti e da questa nostra imperfezione si genera un movimento verso la perfezione. Che no, non la raggiungiamo mai. E quindi non stressiamoci nella vita quotidiana, tornando ai concetti che devono essere pratici per aiutare la nostra vita quotidiana, cioè non è che tutto deve essere aleatorio, fittizio, no? Quindi, ok, adesso a livello pratico è questo, no? Cioè, devi accettare che gli oggetti si rompano, che come me mi distraggo un attimo e mi cade il telefono e ci passo sopra con la macchina. Devi accettare che ti si rompano gli oggetti, che ci sono imprevisti tutti i giorni, perché la perfezione non esiste. E non ti puoi fossilizzare su un puntino nero, no? Della tua giornata quando hai un foglio bianco intorno, no? E questa la caratteristica degli esseri umani, no? Di trovare sempre l'imperfezione, di trovare sempre qualcosa che non va. Per cui se io ti faccio vedere, fai finta che sia bianco, un foglio rosa. Se ti faccio vedere un foglio rosa, adesso ti rifaccio rivedere il mio foglio rosa. Cosa vedi? Vedi un puntino. Ma scusami, tu adesso stai notando questo puntino quando c'è tutto il rosa intorno. Ma guarda quanto bel rosa che c'è. Allora perché vediamo solo il puntino, quella cosa che non va, quella piccola cosa che non va? Perché? Perché siamo fatti così? Dobbiamo andare a vedere la macchiolina sporca quando è tutto rosa, è tutto pulito questo foglio, ma noi dobbiamo andare a vedere quell'imperfezione. Quell'imperfezione che è dentro di noi, che è autogiudicante e spesso può generare una paralizzazione del soggetto perché vedo mi punto su questa cosa e niente, niente, un pensiero fisso, sciocco, in questo momento non possiamo fare niente per cambiare quella situazione perché non riguarda questo momento, ma si ci fissa su un pensiero fisso, minimo,
paralizzante perché l'imperfezione nasce anche da un aspetto infinitesimale e inutile della realtà. Come questo puntino può generare, è una metafora ovviamente, quindi potreste avere un pensiero sciocco, inutile e paralizzante. E io quando ho questi tipi di pensieri, ne vengo coinvolta anch'io a spirale, no? Da un vortice. Poi mi fermo un attimo e mi dico, ma che fortuna che ho. Meno male che ho questo problema idiota, scemo, da risolvere e non ho altri problemi più gravi. Quindi, elogio all'imperfezione, no? E che ringrazio di avere questi problemi scemi, paralizzanti, perché soprattutto quando le persone, no? Noi soggetti umani andiamo a dormire, la mente, quando finalmente può rilassarsi, viene aggredita da tutti questi pensieri stupidi. Delle cose che devi fare domani, ti paralizzano, dormi male e il giorno dopo vivi ancora peggio la giornata. Perché cosa? Per una serie di situazioni che in quel momento non potevi controllare. Oppure un pensiero paralizzante, secondo me, eia, vedi, siete caduti. Ecco, mi siete caduti. Un pensiero paralizzante è... Accettiamo l'imperfezione del telefono che cade. È tutto coerente, è tutto preparato, eh. È tutto preparato, vedi, questo altro che imperfezione, è tutto perfetto, perfetto, perfetto. Il pensiero paralizzante è quel pensiero fisso, adesso ho perso il discorso, è il pensiero fisso che non ti fa andare avanti. Ah, quando per esempio succede qualcosa che di normale che può succedere, per esempio le persone come si innervosiscono, no? Anche io devo dire la verità. Ancora, mannaggia, però, ecco, dai, spero che vi strappo una risata. Cosa devo fare? Andiamo insieme. Ah, sto coso molle che cade. Ai, ai, ai. Così è troppo molle, cade troppo. Va bene. Allora, stavo dicendo, no? Può essere a volte paralizzante una sciocchezza, no? Per esempio, qualcuno che vi risponde male. Una persona a volte che neanche vi conosce bene vi può rispondere male. O chi vi supera. Alle code, cioè si dà troppo peso a delle situazioni inutili, inutili perché si potevano evitare e si ingigantisce. E questo è il problema dell'imperfezione, perché adesso questo è solo un puntino. Io lo volevo far più piccolo, ma poi non si sarebbe visto. Ma tu, se ti fossilizzi su questo puntino, comincia ad applicare una lente di ingrandimento e questo puntino diventa un buco nero. Quindi è questo che voglio dire io. Non facciamo in modo di vedere l'imperfezione, un neo, un buco nero. Il neo rimane un neo, un puntino. Il puntino è un puntino. Quindi bisogna riconoscere in questo mare di incertezza ciò che è un puntino da ciò che è un buco nero. E quindi ringrazio di avere questi problemi perché fanno parte, sono congeniti all'essere umano e all'evoluzione dell'umanità. Perché è proprio dalla risoluzione dei problemi che siamo arrivati fino a qua. Perché se stavamo bene, belli perfetti, nelle caverne a cacciare il cibo e aspettavamo il marito che tornasse dalla caccia e noi tutto il giorno a cogliere frutta e strappare erbe, se a noi andava bene così, saremmo rimasti così. Non ci sarebbe stata l'evoluzione, saremmo belli perfetti così e
Adesso provo a dire un'eresia, ma chissà se anche Adamo ed Eva, quando erano nell'Eden, erano lì nella perfezione, erano nel paradiso terrestre, erano lì beati, ma essendo esseri umani, pur essendo nella perfezione più totale, nel luogo più perfetto, più totale, almeno idealmente, il paradiso è la perfezione. Te va, non ci stavano bene. Non si sono accontentati di quella perfezione, non l'hanno neanche riconosciuta. Perché? Perché sono esseri umani. Io questa è una mia riflessione. Mi immagino Adamo ed Eva. No, tutto bello, tutto perfetto. Come vivere, che ne so, in un eterno centro termale, perfetto, centro termale naturale. Io ho sempre immaginato un paesaggio naturale terrestre, ma in realtà sbaglio perché non dovrebbe essere qualcosa di ideale, metafisico, ma io ho sempre immaginato da piccola un grande bel giardino, perfetto, acque placide, gli uccellini che cantano, il rumore dell'acqua, il mare, le nuvole belle, sempre sole, perché il paradiso non piove, c'è sempre sole. È ok, è una vita perfetta. A un certo punto sti qua si sono guardati e hanno detto tutto qua. Ci ha detto però di non mangiare quella mela. E allora, da quel puntino, la mela. Erano in un luogo perfetto e pensavano alla mela. Cioè, la Eva, no? Era in un mondo perfetto, ma c'era una condizione: non mangiare quella mela. E allora, siccome Adamo ed Eva, no, Eva non aveva problemi, non aveva nessun tipo di problema se non esistere. Eva doveva soltanto esistere ed essere in quel luogo ameno perfetto, ma c'era quella mela. Quella mela, ha detto di non mangiare quella mela. Quella mela è diventata un buco nero perché lei ha avuto a raggiungere quella mela. Lei non ha visto tutto il rosa intorno, ha visto solo quella mela e non si è accontentata della realtà che aveva perché lei è essere umano. È andata a prendere quella mela, chissà perché. Perché è un essere umano e non le bastava la perfezione, non l'ha neanche riconosciuta la perfezione dov'era. O forse appunto perché c'era la mela, ha riconosciuto un'imperfezione, perché se non ci fosse stata la mela, è la mela l'elemento scatenante, è il puntino di imperfezione, perché quel mondo era perfetto se non ci fosse stata la mela. O il diavolo, o il serpente. No, il serpente secondo me non c'entra niente. Non c'entra niente. Perché è Dio che gli ha detto di non mangiare quella mela. Il serpente ci ha goduto che Eva. Ma secondo io non lo so, secondo me il serpente non è cattivo. Cioè, il serpente è la coscienza nostra degli esseri umani, la vocina interiore che è andata a dirgli, no? C'è quel puntino lì, davvero non vuoi vedere quel puntino? Davvero stai ignorando quel puntino lì in questo paradiso? Vai da quel puntino, perché tu sei un essere umano e non ti accontenti, non ti accontenti, non ti basta vedere quel cacchio di puntino. Che cos'è quel puntino? Perché? Perché quel puntino lì, quella mela lì, quell'albero lì, da quell'albero lì io non devo attingere? Perché? E il serpente dice appunto: te l'ha vietato Dio, però sappi, se non ricordo male, se tu mangi quel frutto accederai alla conoscenza. La conoscenza. Allora c'è qualcosa che io non so. È proprio il sentirsi imperfetti in un luogo perfetto che ha condotto Eva a cogliere e a mangiare quella mela.
E quindi poi c'è stato il disastro. Il disastro, perché era nella perfezione ma non lo sapeva. Ma in realtà non era la perfezione, no, no. Il paradiso non era perfetto, secondo me. Questa è la mia teoria che ho elaborato oggi. Se qualcuno mi vuole dire qualcosa, il paradiso non era perfetto perché c'era quella mela, che c'era quel puntino e non era perfetto. E quindi Eva è stata punita per la propria imperfezione, del proprio movimento. Cioè, mi state dicendo che noi siamo qua, siamo decaduti dall'Eden perché siamo esseri umani e non riusciamo a star fermi? Perché noi non riusciamo a star fermi. Non possiamo, non siamo nati per star fermi. Quindi la nostra punizione è nella natura intrinseca del nostro essere umani. Sinceramente, non la vedo come una fonte di punizione, perché è da lì che si è evoluta la nostra civiltà. Quindi loro lo chiamano peccato originale, io la chiamo curiosità, voglia di cambiamento, perché voglio vedere chi non avrebbe mangiato quella mela che è il frutto della conoscenza. Non è possibile, non è umanamente possibile non mangiare la mela. Siamo curiosi, ma di una curiosità che ci spinge all'evoluzione. Se no, c'era solo Adamo ed Eva e basta. E l'umanità dov'è? Bella o brutta che sia, prima o poi l'avrebbe, forse sarebbe marcita la mela, non lo so. No. La conoscenza non può marcire, cioè loro non potevano stare in quel recinto. E quindi, altro che peccato originale, elogia l'imperfezione, elogia Eva che nell'atto della sua imperfezione ha generato l'umanità. Bello o brutta che sia, noi siamo qua. Che sia esistita o non sia esistita, che la Genesi inizi proprio così, io ci vedo una delle varie milioni, milioni, milioni di interpretazioni cui si può dare, è che l'evoluzione nasce proprio dall'idea di imperfezione. Loro non erano perfetti così, c'era quella mela. E l'essere umano, siccome erano già esseri umani, secondo me se fossero stati spiriti, magari stavano bene nell'Eden, ma l'uomo non può stare bene nell'Eden. Tu non puoi stare, anche se stai in un luogo perfetto, non riesci a starci. Perché il cervello ti fa conoscere la perfezione, ma forse non te la fa riconoscere. Chissà con che meccanismi abbiamo visto la perfezione dove non è mai esistita. E allora continuiamo a parlare e continuo a sviluppare mie riflessioni. La realtà dove viviamo, se io so mezz'ora, non so da quanto tempo parlo dell'elogio dell'imperfezione, ma il mondo che ci si presenta ai nostri occhi è perfetto o imperfetto? E parliamo del mondo dei social. Il mondo dei social è imperfetto, ma si spaccia per perfetto. La vita dell'influencer, quello che ti vuol far vedere che ha una vita perfetta, bella e affascinante. Non ce l'ho con l'influencer, è quello il suo lavoro, non è quello il punto. Il punto è non quello che fa l'influencer, perché sinceramente, se devo far vedere che faccio una torta, la faccio perfetta, non faccio vedere la torta brutta, no? Almeno ci provo. Quindi se faccio tanti tentativi farò vedere la torta perfetta e ci sta. Ma è quello che percepiamo noi, che
che gli altri hanno una vita bella e perfetta e noi no. E questo genera sempre frustrazione. Oh, guarda, togliamo dall'influenza, no? Guardiamo i nostri amici. Guarda, che vita familiare perfetta, ma che figlio dolce, ma che marito amoroso, che carini, ma che bello. Guarda, sono sempre di qua, sempre di là, ma come vengono bene nelle foto, che quadretto di famiglia perfetto. E prima dei social, l'ipocrisia. Mi viene in mente Anna Karenina, no? Le famiglie felici sono uguali, ma ogni famiglia è infelice a modo suo. Cioè, da fuori, da lontano, sembriamo tutti il quadretto della famiglia felice, no? E poi dentro, se vai a scavare, ognuno è infelice a modo proprio. Quindi, questa idea di perfezione lo ricongiungo anche alla maschera, al valore della maschera che dobbiamo indossare tutti i giorni per sembrare perfetti. Maschera significa appunto ipocrita, e l'ipocrita erano gli attori greci, no? Ipocrita è la maschera. E dobbiamo indossarla la maschera, eh? La maschera la dobbiamo indossare. Non sto dicendo che non dobbiamo indossare. Come ho pensato prima, che l'influencer deve per mestiere mostrare spesso una maschera. Come un attore, come lui è un attore del social, noi siamo attori delle nostre vite. Però questa maschera la dobbiamo togliere, almeno con noi stessi, e dobbiamo riconoscere, imparare a riconoscere che spesso le persone attorno a noi stanno indossando delle maschere, stanno interpretando il loro ruolo, coscienti o non coscienti. Cioè, dobbiamo, secondo me, sviluppare questo processo di consapevolezza. Io non posso mettermi qua da un pulpito e dire: indossate tutte le maschere, siete tutti ipocriti, siete tutti falsi. No, dobbiamo sviluppare noi degli strumenti di consapevolezza per capire chi o non chi indossa la maschera, per saperci orientare in questo mare di incertezza, perché la perfezione comunque non esiste. E se dobbiamo vivere o sopravvivere su questo pianeta, dobbiamo comunque mostrare ogni tanto una maschera che sembra perfetta, ma lo sappiamo che la perfezione non esiste. E quindi, anche se indossiamo delle maschere o creiamo il ritratto perfetto della vita perfetta, dobbiamo essere consapevoli che non può esistere. E non è importante quello che mostriamo, perché se io mostro una vita perfetta e dentro di me non lo è, nella mia vita, al di là dello specchio che voglio mostrare, lo specchio davanti ai miei occhi, a casa mia, quando sono in solitaria, è un completo sfacelo, genera frustrazione. Quindi riconoscere la propria imperfezione è guardarsi allo specchio con occhi veri, reali e una visione lucida e consapevole della realtà. Questo è il pensiero che ho sviluppato, e che sarà sicuramente un'evoluzione. Un'evoluzione che dovrà comunque. Al momento sono arrivata a queste conclusioni, stavo dicendo. E va bene, vi ringrazio di aver ascoltato questa live. Se qualcuno vuole intervenire, intervenga. Se ci sono domande,
lo dica pure. Allora, io leggo un po', vediamo se poi si connette qualcuno. Ciao, Pentesilea. Grazie, che concordi con me. Non si vede. Ma sto leggendo un bel libro. Le streghe in eterno. Che secondo me a questa mia follower piace. È bello questo libro, su questo romanzo. Ovviamente preso in prestito dalla biblioteca. Ed è interessante. Ho fatto una riflessione ieri. Riguardo appunto al valore delle parole, degli incantesimi, ne riparleremo in un'altra live quando svilupperò altri pensieri e concetti da questo romanzo che sto leggendo, un po' a rilento perché sto leggendo altre cose. Quindi al mattino mi sveglio e quando ho tempo libero cerco di leggere cose più difficili e poi concedermi verso sera al diletto, però poi mi addormento e non riesco ad andare avanti. Sto un po' alternando. Allora, sto leggendo dei manuali divulgativi per persone normali. Cioè, quindi senza genio intellettivo alto di fisica quantistica e poi alterno un po' il fantasy. Questo periodo va così. E ovviamente, cioè, quando ci sono le formule, ok, le leggo, però cerco di carpirne il processo, i processi attraverso i quali si è arrivati all'evoluzione, alla fisica quantistica. E da persona che non capisce niente come me, posso dire che quello che mi attrae tantissimo è che da quanto abbiamo capito, no, robe per noi, no? Cioè, a parte se si connette un fisico, intervenga e mi bacchetti pure le mani perché sto dicendo cavolate, però la cosa bella e affascinante, io mi sto immaginando questi fisici, questo fermento, questo studio che è avvenuto appunto all'inizio proprio negli anni del Novecento, interrotti, no? Queste grandi scoperte interrotti dalla guerra mondiale, prima dalla prima e poi dalla seconda. Quindi c'è questo giovane Einstein che rinnega con tutto se stesso la teoria dei quanti. Perché credere nei quanti significa credere ad una fisica non calcolabile, non prevedibile come quella newtoniana, cioè darsi al caso, no? Quindi c'è questo giovane Einstein che innanzitutto non voleva andare in guerra durante la prima guerra mondiale, perché era contro la guerra. E ci riesce a non andare, no? E lo vediamo che si scervella tantissimo perché riconosce l'esistenza dei quanti nella luce, nell'energia, non voglio dire cavolate, comunque esistono sti quanti, ok? Allora lui dice: cioè, io non lo voglio accettare, cioè non è possibile, non è possibile, sapete perché? E allora uso la metafora che ha citato lui, così capiamo tutti. Cioè, non è possibile, la teoria dei quanti non è accettabile, ma è l'unica possibile
Perché, ritornando alla mela, la mela di una vedeva, ecco, la mela, ok, secondo la teoria newtoniana, la mela cade dall'albero, cioè io la sospendo, cade. No! Per la teoria quantistica io smollo la presa e la mela sta sospesa, si fa i fatti suoi e quando decide lei, senza alcuna regola logica, decide di far quello che vuole, quindi rimane sospesa, scende, fa quello che vuole in una maniera che al momento non è assolutamente prevedibile. Vabbè, poi devo continuare la lettura, no? Però mentre cadevano bombe, mentre poverino, anche lui è stato, vabbè, ha dovuto darsi la gambe perché è di origine ebrea. Io mi immagino tutti questi, ma tanti fisici, cioè c'era un premio Nobel al giorno e questi premi Nobel si incontravano spesso tra di loro, no? E appunto delle intuizioni. Ciao Mauro, hai appena finito di studiare? Si può sapere? Siete in tre. Se prima eravamo, se ero da sola a ballare l'alligalli, adesso siamo in tre a ballare l'alligalli. Si può sapere cosa studi, Mauro? Cosa hai finito di studiare? Perché io stavo raccontando che sto leggendo un manuale di meccanica quantistica, per carità, per gente normale, scema come me, no? E stavo raccontando ciò che c'è di affascinante. E il libro è sotto il mio supporto, ecco, quindi non lo faccio vedere. E stavo dicendo come al libro che tu già sai e mi hai ascoltato delle streghe, sto alternando appunto lettura della meccanica quantistica e sono totalmente affascinata, pur non comprendendo veramente, cioè, gli esperimenti, non è che li capisco tanto, cioè, però è affascinante come Einstein e tutti i suoi amici fisici dal Novecento in poi hanno dovuto accettare, ripeto la metafora che ha detto Einstein, che la mela rimanga sospesa e che te, vedi, così cade, no? Questa è la mela. Anche nel mio disegnino questa era la mela, eh? Poi te la racconto cos'è questo puntino perché oggi ho fatto sta cosa. E la mela rimanga sospesa. E questo c'entra comunque con tutto il mio discorso sull'elogio all'imperfezione. Perché accettare la presenza del quantum, dei quanti, vuol dire accettare o che la regola, la fisica, come ce l'hanno, gliel'hanno sempre raccontata, la fisica di Newton venga sbugiardata, perché nel microcosmo esistono regole completamente diverse del macrocosmo e tutte e due le teorie sono vere. E coesistono tutte e due. Devi accettare, avete in mente come si dice, il gatto di Schrödinger, mi hai sentito parlare del gatto di Schrödinger, il gatto nella scatola, che può essere sia vivo che morto. E tu lo devi accettare, che può avere tutti e due, entrambi gli status. Adesso non è che me lo ricordo bene l'esperimento, però è un esperimento ovviamente teorico, per noi surreale. Dal momento in cui tu apri la scatola, il gatto, potrebbe essere, vivo e morto allo stesso tempo. La meccanica quantistica, è basata sul
roba leggerissima, attenzione, all'acqua di rosa, ovviamente, cioè se mi sento un fisico io chiedo scusa, un immense perdono, ma cerco di leggerla appunto per per le idee che mi danno. Ovviamente non capisco bene gli esperimenti, dai, su, sono delle formule, il cacchio ricapisce, è il concetto che nel microcosmo le regole sono diverse dal macrocosmo e che Einstein e tutti i fisici che c'erano, tutti i premi Nobel, tutti bravissimi, intelligentissimi, geniali, hanno dovuto accettare questa contraddizione, questa imprecisione, questa imperfezione. Allora ti faccio un sunto di quello che ho detto. Insomma, vabbè, non è che ripeto tutto quello che ho detto, però il pensiero, l'argomento che oggi ho cercato di sviluppare è dal titolo, come hai letto, è l'elogio all'imperfezione. Cioè l'imperfezione non deve essere un concetto, cioè la perfezione nasce dal fatto che spesso si rincorre un ideale di perfezione, no? La perfezione è un ideale irraggiungibile, per cui ho fatto l'esempio del mio piccolo progetto, piccolo grande progetto di streaming. Se io devo aspettare di avere la perfezione di tutte le conoscenze e tecnologiche, hardware e software per intraprendere la vita da streamer, non parto più. Devo accettare gli strumenti che ho a questa disposizione, e farne del meglio più possibile, comunque continuare ad aggiornarmi, a crescere, eccetera. Ma se aspettavo di avere la strumentazione perfetta, io non avrei più iniziato il mio progetto. Quindi sono partita dall'idea che spesso l'idea di perfezione è un'idea paralizzante, cioè tu hai in mente un piano preciso, perfetto, ideale, cioè ti apri un canale e questo canale deve essere già stupendo, meraviglioso. No, no, non può essere, cioè nel mio caso non può essere. Che faccio? Non faccio partire il mio canale. Secondo te questo è il mio ideale? Cioè di avere la finestra così, queste cuffie così, non avere un microfono? Non è il mio ideale, però per raggiungere il mio ideale, ho accettato la situazione iniziale e quindi è proprio dal concetto dell'imperfezione che nasce l'idea di movimento, di raggiungere la perfezione. E questo è il mio ideale, no? Cioè, solo un essere perfetto come Dio non ha bisogno di movimento, perché il movimento è, come diceva Aristotele, il motore immobile è corruzione. Quindi l'idea di imperfezione è l'idea appunto scusami, che siamo esseri umani, e da lì nasce il movimento e la libertà. Perché secondo me se fossimo perfetti, saremmo immobili. Ma noi non possiamo essere immobili. Non è nella cognizione di essere umani, di essere qua su questo pianeta. E mi stavo chiedendo un'altra cosa, secondo te, Mauro. Ma se non abbiamo mai esperito la perfezione, perché la perfezione non esiste, perché abbiamo idea della perfezione? Come anche Einstein, no? Diceva, la perfezione era di applicare le leggi della fisica alle leggi al microcosmo, e ha dovuto accettare questa grave, grave, grave imperfezione, imperfezione illogica per noi esseri umani, no? Cioè ha dovuto fare pace con la logica, con la causa. Con il caso, con la causalità. Cioè, se io prendo questa mela, diceva, ah, sai, io devo accettare che faccia quello che vuole, cioè che rimanga sospesa, che cada, non decada, faccia quello che vuole. O addirittura nel microcosmo, se tu osservi una particella di elettrone, ha un comportamento diverso se tu lo osservi o non lo osservi. Dice Mauro, la perfezione è una costrizione che ci viene imposta da esseri umani con la mente piccola. Quello
che volevo dire io a volte non è che te la imponi tu stesso. C'è sempre da qualcun altro, o è anche tu un ideale che rincorri, cioè un'illusione che ti sei fatto. Cioè è vero che una società ci chiede di essere perfetto, però a volte tu non hai un'idea di, cioè tu il cerchio, no? Lo vedi perfetto, no? Nel tuo cervello si è creata l'idea di un oggetto perfetto che è la sfera. Ma perché tu la vedi perfetta quando la sfera sai che non è possibile che per un micro, talmente la perfezione è perfetta a volte che non è possibile coglierla agli occhi umani? Non lo so. Io credo che nasciamo con dei costrutti perfetti, sono di riferimento per darci delle idee, no? Per darci questo punto di arrivo. Perché stavo dicendo, se tu sei perfetto, non è, tu mi hai detto che stavi studiando, per qualche motivo stai studiando per raggiungere un obiettivo, ma se tu già sapevi tutto, c'era bisogno che studiavi? No, non c'era bisogno, quindi io ho questa interpretazione che ho ricavato un'idea che ho ricavato tempo fa dall'Elogio dell'imperfezione di un romanzo autobiografico di Rita Levi Montalcini, no? E stavo dicendo appunto, no? Gente come Einstein e tutti i suoi amici fisici del tempo hanno dovuto accettare che se tu guardi un fenomeno, osservi un fenomeno, si comporti in modo diverso proprio perché tu lo stai osservando. Cioè, se tu non lo guardi, l'elettrone si comporta in un modo, ma se tu lo guardi, ha un comportamento diverso, è come se lui sa che tu lo stai osservando. Ragazzi, ma non è una roba sconvolgente? Cioè, altro che Grande Fratello, no? Grande Fratello già lo sapevano gli elettroni prima che lo inventassimo. Quindi la realtà che viviamo oggi non è così. Ho studiato social e web media, dice Mauro, insomma, per fare il social media manager. Urca! Io continuo a parlare di queste cose. Comunque sì, ogni tanto siamo noi a voler cercare la perfezione, ma è sempre perché anche inconsciamente siamo costretti a farlo dalla società. Allora, perché tu, posso dire un'interpretazione, allora, tu vuoi fare il social media manager, quindi io ho fatto prima l'esempio dell'influencer, no? L'influencer che quindi diciamo che è costretta a mostrare una vita perfetta che non è perfetta, e chi ne paga le conseguenze forse è lei stessa. E quindi è importante, cioè per lavoro, giustamente, un influencer non deve creare un canale perfetto e dare una parvenza di perfezione. Allora, se vedo una vita perfetta bella, però mi crea frustrazione a me, e quindi è proprio dalla frustrazione che si generano altre caratteristiche, per cui si ha una domanda di consumo di generi di ogni tipo, no? Sai che c'è quella teoria che si cerca di alla fine creare frustrazione nel consumatore, che è proprio dalla frustrazione e dall'insoddisfazione che si genera poi il consumo e il pagare, comprare cose. Ma secondo te, tu che un giorno farai social media, cosa consigli a un influencer? Sicuramente per la pubblicità, dice Pentesilea, vende il sogno, mostra ciò che non è reale, no? E noi abbiamo bisogno dei sogni che ci inviano gli altri, o li possiamo creare noi i nostri sogni? Vero è che è ovvio, secondo me è tutta un'illusione. E quello che dico io è: dobbiamo essere in grado noi
di difenderci e di creare degli strumenti per sopravvivere a questo mondo di ipocrisia e di sogno fittizio. È questo che dico io, perché cioè, la finzione ci sarà sempre, non sarò certo io a fare il moralizzatore, o cioè, se, cioè non è puntando il dito. Che diciamo per esempio, ah, foto finta, rifatta, ritoccata, sei falsa. Non è questo, loro continueranno a farlo finché c'è gente che ci casca. Quindi siamo noi a costruire dentro di noi una mentalità, una coscienza per sopravvivere a queste cose. Ma poi riflettiamo, ragazzi. Vogliamo davvero un mondo imperfetto? Cioè, se tu guardi un film, no? O guardi una foto di una che ti crea l'outfit perfetto, no? Cioè, tu vuoi che ti faccia vedere l'outfit bello perfetto o una ciofeca? Perché se non c'è, che schifo di vestito fa? Ma dai, ma la storia fa bene. Ma dai, la telecamera mettila meglio, ma si sente male, ma che montaggio hai fatto? Per cui un prodotto non è vendibile proprio perché dà una parvenza di perfezione? Cioè, comprereste se la pubblicità mandasse un'immagine reale della merendina, no? Le famose merendine, se la merendina ti fa la foto del packaging così com'è, voi la merendina la comprereste? No! No! No, non la compri. Dai, diciamoci la vita. Poi lo sai che non è così la merendina, però quando la vedi ti illudi che così, dai, ti illudi sempre che aprendo, scattando. Allora dico, è una forma di vendita, di illusione, però noi sappiamo che non lo è e non dobbiamo dargli tutto questo potere se non dolcemente cullarci in questo mare di illusione. Allora, quando Mauro ci risponderà, ci può dire che cosa ci può dire a noi della sua esperienza da uno che sta studiando social media, come interpreti tutto questo discorso dell'imperfezione, se tu ci vuoi aiutare a sviluppare questo pensiero, da uno che vuol diventare, che è, sta diventando esperto del settore, ci può dare la tua interpretazione. Se tu devi fare il manager di un influencer, no? Ognuno avrà ovviamente la sua tecnica, no? C'è quel tipo di influencing, per esempio, dove più è brutta una cosa ed è deformata, fa schifo, meglio è. Per esempio, io sono un'utilizzatrice di TikTok, no? E TikTok è pieno di casi umani, cioè di persone che per esempio, ballano in modo buffo, ridicolo, ridicolizzandosi e perdonatemi, non so come esprimermi politicamente correttamente. Fanno un po' dei fenomeni da baraccone, dai, ecco, insomma, sono un po' ridicoli. E io li guardo, io li guardo. Però su TikTok, o almeno il mio algoritmo mi fa vedere solo casi umani. Non so che cacchio, forse a me piacciono più i casi umani. Mi fanno divertire, però dai, cioè, mostrano una realtà alternativa. Ci sono molti anche influencer che basano il loro canale su una bellezza alternativa, diversa dal comune modo di dire di bellezza, no? Secondo l'opinione di un social manager, no? Quindi anche una forma di diversità può essere un punto di forza per creare un canale, no? Un canale, insomma, una pagina di qualcosa. La diversità che cos'è?
se non una forma di imperfezione, di deviazione dall'ideale di perfezione. Allora ci dice Mauro, diciamo che lì la regola è né bene né male, l'importante è che se ne parli. Purtroppo, se lavorerò in quel campo, dovrò forzarmi e forzarmi a mostrare la perfezione, perché la gente comune cerca questo, convinta che lo possano raggiungere anche loro. E poi la verità in quei casi non paga. E cosa ne pensi, Mauro, se hai voglia sempre di rispondere, di quei casi invece di influencer che basano la loro canale, insomma, non so cosa dire, le loro pagine sul concetto di diversità, no? Dato che se ne parla molto, no? Sull'inclusività, sulla diversità, è un tema molto, molto, molto caldo, come per esempio ultimamente Damiano De Maneschi, no? È stato ferocemente attaccato dal senatore Pillon, senatore conservatore, dicendo che comunque non trasmette, diciamo, dei valori della famiglia cristiana, bla bla bla, e che cioè, si veste in modo così poco conveniente, che dice Pillon, arriveremo a metterci tutti, anche gli uomini, reggiseni, no? Allora, si parla molto del concetto di inclusività. Cosa ne pensi? Quelle persone servono perché sfatano il mito della perfezione, mostrano la diversità, ci dice Mauro, e possono aiutare il pubblico ad accettarla. Quindi ben venga, così le cose cambieranno. Esatto. E volevo farti un'altra riflessione. C'è gente che infatti mostra la peggior parte di se stessi, no? Per esempio, c'è un famoso youtuber, non so se lo conosci, quello lì, non mi ricordo come si chiami, quel ragazzo, e non mi ricordo neanche di che nazionalità è, ma tu sei uno del web che sa tutto, anzi, mo direi tu come si chiama, quel ragazzo che continua a mangiare, è diventato obesissimo, grosso, era un ragazzo magrettino, normale, mangia. Ecco, lì per esempio, era un ragazzo normale, ha cominciato a mangiare tantissimo, ha fatto milioni e milioni di visual sul suo canale, adesso è diventato obeso, crea dei video che io non riesco a vedere perché, cioè, sinceramente, non lo so, non riesco a vederli, non voglio dire niente. Non riesco a vederli perché mi sento male per quel ragazzo, mi fa tristezza, ecco, mi fa tristezza di come si sta rovinando la vita ed è diventato obeso ed ha dei problemi di salute, ecco. Cosa ne pensi di questa ridicolizzazione o di quelle persone, di quegli influencer che non riescono a distaccarsi dalla popolarità che il loro canale crea? Cioè, io mi sono creato il personaggio di quello che mangia, ero una persona normale, ho cominciato a mangiare, sono diventato obeso, sono diventato schiavo di me stesso, del mio mestiere, dell'immagine che ho voluto creare, e non riesco a distaccarmi da queste immagini. Quindi questo è un estremismo nel senso negativo. E l'estremismo della perfezione, cioè quelli che creano un'immagine troppo perfetta, cominciano a modificare le immagini in una maniera surreale e si vede, e dopo cominciano a modificare il proprio corpo, anche loro nella perfezione possibile. Ma ragazzi, ma ne vogliamo parlare questi con le labbra così gonfie? Allora, mi stai dicendo Mauro, quelli sono casi limiti che andrebbero censurati per i comportamenti negativi che sponsorizzano. Il problema è che per far soldi chi gestisce questi show social non fa niente di proposito. Però ragazzi, è vero che sta facendo del male a se stesso, però non fa del bene agli altri. Perché queste persone, allora, bisogna avere un equilibrio. Trasmettere
un messaggio troppo estremo di accettati così come sei, così continua a mangiare, divento obeso, è un cattivo esempio che poi si può trasformare da monito per i buoni esempi. Ma in quel momento c'è gente che ci casca perché mi stai dicendo che, guarda, cioè sì, mi devo accettare come sono, allora devi diventare obeso, ma non è body shaming, è salute, non fa bene questo percorso. Come tu ben sai, Mauro, dato che tu sei esperto di social, conosci YouTube anche io, no? Io, caspita, guardavo i video di YouTube anche io, l'ho guardato per parecchio tempo, finché non ha smesso. Li ho visti tutti i famosi video, i 40 fette al latte con pollo rinforzato o rinforzante. Era un brav'uomo, gentile, cortese, io lo adoravo della gentilezza, pacatezza che aveva quest'uomo. E come è andata a finire? Che YouTube anche io, non so come si chiami poi, nella realtà non me lo ricordo, calabrese, bravo, era del sud Italia, anche tu sei calabrese, di dove? Ieri ho parlato con un mio collega della Calabria, per questo ti chiedo. Mi parlava degli accenti della Calabria, come cambiano. YouTube, anche io, poverino, poi è morto solo a 42 anni. 42 anni di obesità. YouTube, anche io, per chi non lo sa, è morto di recente, un paio di mesi fa, per dire, ed era un YouTuber famoso. Un suo video poteva avere 1,5 milioni di visualizzazioni, dove c'era lui che mangiava. Mangiava a dismisura facendosi del male. Ecco, è vero che qua nessuno ha un ruolo di paternalistico, di dare lezioni a nessuno, ma questi esempi estremi, no? Di gente che si fa del male a se stessa. Però YouTube anch'io non c'entra quel caso di quel ragazzo là, quello lì. Che ti ho detto prima, che non so come si chiami, quello mi sembra che sia, non so se è americano, no, è sudamericano, secondo me è latino quello che ti dicevo prima di origine dell'America Latina, no? Cioè, questa idea di imperfezione, tornandoci insomma al tema della puntata, no? Dove la bruttezza viene esaltata tantissimo, quasi a crearne la morte, a far morire le persone, perché questi YouTubers che si deformano perché fanno dei canali. Io ne seguivo un'altra dove c'è questa qua americana che fa i mukbang, non so come si pronuncia, ovviamente fa delle dirette live, lei è americana, quindi in America c'è tutto il cibo, spazzatura possibile immaginabile, mangia in diretta, no? Si mettono il cibo davanti e mangia in diretta tantissimo, no? Tantissime cose. E ho notato che anche lei sta ingrassando molto rispetto a quando ha avviato il canale, la seguo, fa questo lavoro da tanti anni. Quindi queste persone che si fanno sopraffare dal ruolo che ricoprono nel web, c'è cioè un'esagerazione, abbiamo da una parte un'esagerazione di bellezza e perfezione e dall'altra abbiamo un'esagerazione di bruttezza, perché dai, cioè, allora, scusatemi, senza fare body shaming. Ma comunque lo fanno apposta a fare, non so, a sporcarsi, a prendere il cibo con le mani, cioè non è comunque un'immagine di decoro e di bellezza. Per favore, lo so che non esiste, lo so che non esiste un'icona, un'immagine di bellezza e perfezione universale, ma se uno ti mangia in faccia, no, con la telecamera davanti e si sporca e si macchia. Quel ragazzo lì proprio si sporcava tutto. Una volta ha fatto tipo la pasta blu, o
o Viola, è quel ragazzo latino che ti dico che è diventato grossissimo, da che era mingherlino è diventato super obeso e ha mangiato tutta sta pasta, tutta color viola, blu, non mi ricordo, non ce l'ho fatta a vedere tutto il video perché era troppo schifoso da vedere, troppo triste per me. Allora abbiamo un'esagerazione dell'orribile e dello schifo, perché dai, uno che mangia così non è carino da vedere e non è umano così, manco le scimmie mangiano. Ecco, e dall'altra l'estremizzazione della bellezza, quindi con filtri, con varie cose, e queste ragazze, influencer, ma anche i maschi lo fanno, qui qua non c'è differenza maschio e femmina, dove si gonfiano queste labbra. Allora tu dimmi dov'è il senso di bellezza, di perfezione quando hai le labbra così, le labbra così, cioè così, è un segno di orrore, secondo me. Dove si sentono belli questi, no? Con questa deformazione estrema del corpo, dove modificano le foto per fare il vitino sempre più stretto, i fianchi sempre più larghi, i sederi enormi, i sederi di profilo sono così. È un'estremizzazione della realtà, lo fanno perché così ottengono più visual. E quindi mi state dicendo che la gente vuole vedere queste cose? Devo dire la verità, anche la mia attenzione è attratta da queste cose, da tanto diverso, no? Da tanto diverso. E questo ideale di bellezza che vuole raggiungere la perfezione, dobbiamo capire che è contestualizzato al periodo. Quindi quando un'immagine di bellezza, una volta era una Sofia Loren con la pancettina e anche Marilyn Monroe con la pancettina, i fianchi naturali, belli, burrosi, con la gambettina dove c'è la cellulite che è congenita nelle donne, che tutte le donne hanno sta cacchio di cellulite, come si è passato a questo modello di donna di plastica e come possiamo accettare noi di incastrarci in questo modello fisso, immobile di bellezza, perché ritornando sempre all'argomento che voglio trattare oggi, l'imperfezione è un segno di movimento, no? Senso di movimento e di cambiamento, per raggiungere la perfezione che è ideale. Ma quando alcuni credono di essere perfetti o fanno di tutto per essere perfetti, si immobilizzano in questo modello così stretto. Quel modello lì è stretto, non dà libertà di movimento. È questo che dico, poverini, poverini loro. Perché se io dovessi fare la live ed essere perfetta, ragazzi, cioè non posso farla la live. Io mi guardo, cioè mi sto vedendo nello specchio. Secondo voi mi vedo bella, mi vedo perfetta? Lo vedo così, ma mi vedo il naso schiacciato. Però non è quello il mio ideale, perché io non voglio dare un'immagine perfetta, bellissima di me stessa che non corrisponde alla realtà, ma io non lo faccio per onor di verità verso il pubblico. Chiedo scusa ragazzi, non voglio essere così onesta, precisa, io voglio essere onesta con me stessa, no? Non mi voglio prendere in giro. Poi ragazzi, certo mi truccherò e ci provo ad avere un decoro per rispetto del pubblico, ma non voglio irrigidirmi dentro un modello di perfezione dove io non ci posso stare dentro. Devo accettare il cambiamento e l'imbruttimento. E poi vabbè, si combatte questo imbruttimento, insomma, mantenendosi in salute e curandosi, ecco. Quindi questa perfezione appunto che può generare frustrazione appunto e creare una popolazione di influencer dove diventano schiavi di loro stessi. Ragazzi, qui il problema secondo me non è solo la gente che guarda queste cose, ma mi fanno tenerezza i soggetti stessi che sono dentro imprigionati in questo modello di perfezione, dal quale non ti puoi discostare. Uno dei problemi, secondo me, che hanno le starlette. Aspetta.